Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 17esimo episodio della Crazy Lock a Pokémon Nero. Nello scorso episodio ragazzi la Crazy Lock stessa ci ha fatto capire quanto è dannatamente difficile questa challenge. Abbiamo perso non uno, non due, ma ben tre Pokémon, tra i quali Zapdos, ossia il nostro migliore in squadra. Purtroppo siamo rimasti con soli 4 Pokémon, Latios, Chaimeko, Carracosta ed Electabuzz. Vi sarete accorti che li ho allenati tutti a livello 37 e 38 perché ragazzi, oggi con 4 Pokémon contro Anemone sarà dura, non lo nascondo, sarà dura. Ma con 4 Pokémon allenati così io spero vivamente di farcela. Avviamoci quindi verso la palestra, ma se non sbaglio prima di entrare dovrebbe esserci una nostra vecchia conoscenza. Ossia... no, ok, forse non è così, forse è così in Nero 2, pensavo ci fosse N. Anzi, ero sicuro che ci fosse N, effettivamente. Vabbè, pochi cazzi. Entriamo in questa palestra qua, fatta di cannoni che letteralmente ci sparano senza che noi subiamo il minimo danno fisico. Ma devo ammettere che è molto più bella, ora che le confronto, la palestra di Nero 2, perché c'è tipo il vento e la preferisco, effettivamente. Comunque, ho fatto anche scorta di rimedi, ovviamente, e questa palestra qua è tutta un entrare in cannoni ed essere sparati in giro per il globo, praticamente. Sfidiamo il primo operaio, il primo minatore, in una palestra tipo volante, cioè zecca a pennello, mi dicono. Che però, se non sbaglio, dovrebbe avere lo sprite di un... no, ha lo sprite di un minatore in una palestra di volante, perfetto. Game Freak, tu hai capito tutto. E ha pure Drifblim, che è di tipo volante, quindi GG. In campo Latios, subito cattivi con forza, perfetto. Già la randomizzazione che va a puttane e lascia Drifblim di tipo spettro mi piace. Ok, Drifblim quasi però schiatta, quindi ottimo, se mi dai una condizione di stato ti scanno la mamma. Perfetto, Drifblim ci saluta. Snova, che utilizza Scendineve, che belli tempi quando raga il nostro Bobasnow faceva scendere la neve pure nel deserto. Purtroppo sono andati come sono andati i tempi di molti dei nostri Pokémon. E paradossalmente ragazzi il Pokémon che è con noi da più tempo è il più scarso in assoluto, sia Chaimeko. Chaimeko è con noi da non so quanto tempo. Se non sbaglio perché sì, poi abbiamo Latios, Carracosta, Chaimeko e Electabuzz. Quindi sì raga, Chaimeko è con noi da un botto di tempo. Te ti balzo tantissimo, perfetto. E finalmente abbiamo un pilota che è l'unico che ci azzecca qualcosa. Direi di mettere davanti Carracosta ragazzi, così ve lo faccio vedere. Ah, a proposito, statistiche e moveset di Carracosta. Allora, le statistiche sono ottime, mi piacciono tanto. Il moveset anche, nonostante non abbia neanche una stab, la cosa non mi piace. Però sì, è un Pokémon che ci sta. Lento, ma con le statistiche siamo messi abbastanza bene. Pilota mio, vedi di guidarmi verso il successo. Buongiorno signori e signori, qui è il comandante Creepy che vi sta parlando. Il volo diretto verso la regione dei Pokémon morti è in arrivo verso destinazione. Non so quello che sto dicendo, no, ma l'ha fatto il comandante. La temperatura è di meno 7 gradi centimetri. Cheat. E vabbè, sassata, perfetto, subito super efficace, iniziamo proprio bene. Ecco qua, veleno denti, idropulsar che ha efficace per 4. Ok, e mi confonde. Attacca. Oh, ci mancherebbe altro, figurati Carracosta, non sia mai. Bene, Carracosta esordisce che è una bellezza. Ok, che nello scorso episodio avevo detto raga, sì, Stuntler ha esordito bene, battaglia dopo, schiattato male. Però raga, questi sono dettagli. Psicoraggio, entomoblocco. Ok, sto avendo difficoltà con i Tangela. Ole, a casa, perfetto. Burmi, ne hai un altro. Ancora più inutile, ma ne hai un altro. Gelo lancia. Ok, raga, minchia, questa mossa qua me la ricordo, raga, su Showdown. Quanto la spammavo con Cloyster. Era una goduria. Quando facevo le monotype di ghiaccio contro i draghi, o il tipo quittava o perdeva 6-0. Era stupendo, veramente. Da, non lo so, una cosa fantastica. Mi divertivo, cioè, mi divertivo no, perché erano battaglie che avevo già vinto appena vedevo il team. Però sì, era una figata pazzesca. Comunque sì, ho preso 20 iperpozioni, le diamo subito ai nostri Pokémon. Non facciamo alcuno sconto di PP, DPS, perché ragazzi abbiamo bisogno di tutte le energie per battere questa palestra, anche perché la prossima cattura sarà al Monte Vite, quindi nel prossimo episodio. Questo lo salto, cheat. E vabbè, vieni qua,
a sto punto, caro mio minatore, raga, sta cosa dei minatori nella palestra di volante non l'ho capita. È la prima volta che la noto, se devo essere sincero, e non l'ho capita. Carra Costa, palla ombra. Volevo fare nero pulsar in realtà, però poi ho premuto la freccetta in giù per sbaglio. E direi che ho fatto bene a fare palla ombra perché l'ho shottato. Mac o Mook per i più veterani, dato che io l'ho sempre chiamato così. Eruzione, proprio a me non mi scalfisce per niente. Legnicorno, ottimo lavoro Carra Costa. Bravissimo, questa mossa mi è piaciuta, complimenti. Ok ragazzi, stiamo quasi per arrivare alla fine. Solo che c'è un particolare che non avevo considerato, ossia che io non so dove devo andare e mi sa che sono tornato all'inizio. Benissimo. Ok, mi sa che qualcosa è andato storto, mi dicono dalla regia. Adesso proviamo a rifarla un attimo veloci per cercare di capire che cosa ho cannato nella vita. Allora, ok, qua non devo andarci, abbiamo capito. Allora, forse devo andare qua. Ma c'è una sola strada, questo è il problema. Ah no, aspettate, forse... Oddio. Aspettate. Esatto, sì, ok. No, non è vero. Sì, ok, perfetto, si può fare anche così. Sta cosa non me la ricordavo, perdonatemi. Perdonate questo mio errore fatale. Adesso dovremo sfidare questo tipo qua molto velocemente. Cos'è che hai deciso di fare che non ho letto mai nella vita? E sicuramente hai deciso di perdere, perché con uno Spear of dubito che tu possa andare molto lontano. Proviamo un palla ombra ignora. Io c'ho sempre gli infarti. Quando vedo Magivelo, ragazzi, c'ho sempre gli infarti, perché sono sempre convinto che sia specchio velo. Ok, perfetto. Problema scampato, mandato a casa. Adesso entrando qua dovremmo riuscire ad arrivare quasi da Nemone. Saliamo qui e... Madonna, sono tanti gli allenatori per questa palestra. Ne ricordavo molti di meno. Ok, dai, minatore completamente fuori luogo. Vediamo un po' cosa sei in grado di fare. Non leggo quello che scrivete oggi. Sono conciato. Oggi se non rispondo ai commenti sapete perché. Jonathan è tornato, il divino, un'altra volta. Divino, vedi di concedermi la grazia. Questo Rhyperior qua mi sa tanto di... Mannaggia, Polneve, ok, calmi. Legnicorno, non gli ho fatto niente. Proviamo un Nero Pulsar. Fangata, ragazzi, fangata. Ocio, VGC 2020. Fangata, previsione mia. VGC 2020 fangata sarà la mossa più spammata in assoluto. Intanto contro sto coso qua non ha efficacia una mossa che sia una. E forse ho capito perché, perché lì tipo metallo. E infatti giustamente non ha effetto veleno denti. Ci sono arrivato con ragionamento, raga, applausi. Applausi per Creepy. Polneve, ma stai fermo. Ah, sarà meglio. Sarà decisamente meglio. Un'altra volta, raga, nello scorso episodio mi hanno congelato. Ma quante volte mi hanno congelato? 3, 4, una roba impressionante. Livello 38 per Carra Costa. Ottimo così. E comunque, ragazzi, la maledizione delle evoluzioni continua. Perché nello scorso episodio abbiamo trovato Vanillite. Ci ho pensato a mente fredda. Vanillite si sarebbe potuto evolvere. E ovviamente abbiamo fatto brutto colpo. La cattura è saltata. Qua saltiamo nei cerchi, ma dovremmo essere effettivamente arrivati. E forse sono finiti pure gli allenatori. Esattamente. Qua, minchia, qua tiriamo una craniata contro il muro leggendaria. Tac! Dalla capopalestra. Allora, curiamoci velocemente Carra Costa. Lo so, ragazzi... Forse ho una bacca arancia per curarlo. No, figurati. Allora, tra tutte le bacche che ho, non ho la bacca arancia. Io questa cosa qua veramente me la devo segnare, perché è scandalosa. Allora, io non me ne frego. Non me ne frega niente. Do l'iperpozione anche a Carra Costa per i suoi 13 PS. Anemone, preparati. Ti stavo aspettando. Ti è piaciuto volare con i cannoni? Sono l'orgoglio della mia palestra. I cannoni, sì. Cannoni, smoke weed every day. Parte la sfida di Anne. Che sarà Anne, verosimilmente, non Anne. Ok, 3 Pokémon. Poliwhirl. Perfetto. Livello 33. Latios, non facciamo cagate. Dragobolide. Vediamo se riusciamo subito a partire in vantaggio. Non è molto efficace, quindi sei di tipo acciaio. Perfetto, io ho 3 mosse che contro il tipo acciaio non fanno niente. Ma bene così, ragazzi. Bene così. Le tattiche.
Ok, statico e godo. Mamma mia, ragazzi, statico è forse la cosa migliore di questa serie. Tra tutta la merda che ci stanno tirando addosso, almeno c'è statico che mi consola ogni tanto. Ok, pozione quotata 1.1, perfetto, non me lo sarei mai aspettato. Pirolancio e ancora pirolancio e ci saluti. Poliwhirl a casa, ottimo. Vediamo un po' adesso chi mandi. Chatat. Chissà se in questa versione, ragazzi, c'è la... Schiamazzo si chiamava, che potevi praticamente far dire a Chatot... Cioè, potevi registrare una frase nel microfono e come verso Chatot avrebbe adottato quella frase. E non era una figata perché poi, cioè... Tu facevi dire a Chatot cose tipo... Non ho voglia di censurarlo l'episodio, però... Sporco lancio... Ci devi solo provare che ti sporco la mamma di una sostanza che non vuoi sapere. E la miseria, un'altra iperpozione? Sei infame tanto però. Sonnifero. E vabbè, capita. Allora, curiamoci a sto punto con una bella cura totale, tattica. Sporco lancio, lo evitiamo. E a sto punto funesto vento. Sporco lancio, lo evitiamo di nuovo. Godo e a casa. Wormadam, ok, aveva tre Pokémon vergognosi, vergognosi. Proviamo a mandare Chaimeko, facciamo presagio, rabbrividisce, ok, mi fa piacere. Ah sì, ok, Octazooka. Non ce l'avevo presente come mossa, dovrebbe essere di tipo acqua in teoria. Psicoraggio. E signori miei, Psicoraggio e Wormadam ci saluta. Ok, abbiamo più difficoltà con gli allenatori normali che con i capi palestra. E otteniamo la medaglia piuma. Non so che medaglia sia, sinceramente. Medaglia Jet, che è una piuma, però. Attenzione. Otteniamo la MT62 che contiene martellata, che adesso non ho voglia di segnare. Ok, posso... Grazie. Ha parlato del Team Plasma, sicuramente. E io non ho letto. Ah, eccolo, adesso! Me lo ricordavo uscente dalla palestra, me lo ricordavo. Per dimostrare di essere migliori, gli allenatori fanno lotte in cui i loro Pokémon rimangono feriti. Non posso essere l'unico a pensare che sia una cosa davvero crudele. Proverò a chiedere direttamente a tuo Pokémon cosa ne pensa. Proprio così. Sono cresciuto circondato dai Pokémon. E per me è più facile parlare con loro che con gli esseri umani. E poi i Pokémon non dicono mai bugie. Dimmi, Latios. Parlami un po' di Creepy, il tuo allenatore. Capisco. Creepy è di soffio lieve e vive lì con la mamma. Ora è in viaggio per completare il Pokédex, sì, esatto, e vedere il mondo con i propri occhi. Che sorpresa, pare che questo Latios si fidi di te. Io fossi lui, considerato il numero di Pokémon che schiattano, non lo farei, Latios. Latios, non ti fidare del Creepy. Hashtag non fidarsi del Creepy. Che non è conveniente, non ti conviene, Latios. Fossi in te, veramente, consiglio spassionato del tuo allenatore, liberati, fai qualcosa, perché... Veramente messi come siamo. Oh ragazzi, abbiamo superato anche la sesta palestra senza difficoltà, con soli 4 Pokémon. Adesso ragazzi ci avviamo subitissimo al Monte Vite. Monte Vite in cui proveremo a fare la nostra quinta cattura. E ragazzi, volevo farvi notare una piccolissima cosa. Cioè in realtà non ve la voglio fare notare perché poi va a finire male. Però una piccola curiosità. Ho scoperto, mio malgrado, per sbaglio, quindi ovviamente poi ho resettato avendo fatto un save state. Parlando a questo tipo qua, ci farà fare uno scambio. Scambio sarà Boldore e Molga. Io per curiosità ho premuto su Carracosta e cazzo, mi ha scambiato Carracosta. Questo perché, ragazzi? Perché avevo randomizzato e mi ero dimenticato gli scambi con gli allenatori. E caso vuole che quel Pokémon da scambiare fosse proprio Carracosta. Per inciso, mi ha dato un Infernape. Giusto per dirvelo, però mi sembrava giusto, dato che è una cosa che non mi aspettavo e che non doveva accadere, mi sembrava perlomeno giusto evitarla, diciamo. Quindi ho fatto il save state che avevo fatto lì vicino per... adesso non mi ricordo perché, sta di fatto che avevo fatto un save state appena finita la scorsa parte e per fortuna non ci sono stati problemi. Però è stata una cosa impressionante, infatti ci sono rimasto di merda, avrei dovuto registrarmi. E comunque... Questo qua per inciso non è un nuovo percorso. Qua non mi ricordo. Cazzo! Non doveva succedere questo. Gurdur. Vulpix. Vabbè che poi non si evolve in Ninetales. E questo è un altro discorso. Però Vulpix. Ok, raga, quel tipo lì Durant e Gulpin. No, ok, voi proprio via. Ragazzi, stavo dicendo, ah sì, quel tipo lì cerco di evitarlo. E. Pulpo.
polverabbia? Ok, raga, sono incuriosito da sta mossa. Dov'è? Non trovo il numero della MT. Polverabbia. Chi cosa tira attenzione ai nemici? Ah, ok, sono qui. E sono qui. Sono riuscito a evitarlo, perfetto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Quello lì, quello... No, raga, dai, almeno quello lì lo sfidiamo, perché altrimenti poi l'episodio... Non c'è niente poi in questo episodio. Vieni qua, mio pagliaccio. Tac! L'ultima volta che ho affrontato dei pagliacci, ragazzi, è stata alla palestra di Artemisio e mi hanno trucidato il povero Koffing. Quindi, caro mio, vedi di non essere parente stretto di quelli là, perché sennò fai una brutta fine. Weavile! Weavile, ok, Weavile. Mi gioco un dragobolide. Stranamente, non lo faccio mai. Questa serie qua sto usando più dragobolide. Veramente, sto più usando dragobolide in questa serie che nel resto della mia vita, ve lo assicuro. Io dragobolide è una mossa che non mi è mai piaciuta per il fatto che... Ma come poi hai Sneasel? Ma lol! Vabbè, dicevo, dragobolide è una mossa che non mi è mai piaciuta per il semplice fatto che perdi l'attacco, perdi un po' di statistiche in attacco speciale. E quindi non l'ho quasi mai usata, però evidentemente in questo gioco qua sono stato un po' costretto dal fatto che solo quella trovo come mossa forte, perché poi le altre sono sassata e forza. E niente, abbiamo distrutto questo povero tipo. Sei proprio un pagliaccio, fai ridere, buffone. Allora, mettiamo davanti Chainmaker, ragazzi, e proseguiamo. No, prima curiamoci Latios, perché altrimenti va a finire male. Io, ragazzi, adesso, dopo quello che ho visto nella scorsa parte, se mi vedete un po' paranoico su queste cose, non vi stupite, perché sono fatto così, non faccio alcuno sconto. E comunque, oltre ad essere caduti e aver trovato un selvatico dal quale fuggirò, Markrow... No, ok, non sarebbe stato interessante per niente. Perfetto, eccoci qua, Montevite, ma prima, ovviamente, non sia mai... La merda! Creepy, sia tu che io abbiamo la medaglia Jet. Allora, vediamo chi è il più forte. Oddio. Parte la sfida di Crystal. Vediamo un po' chi hai, caro mio Crystal. Spero... Ok, 4 Pokémon. Questo qua è combattimento alla pari. Charizard. Ottimo. Charizard contro Chainmaker. Perfetto. On disinvolta. Che mi cambia l'abilità in disinvoltura. C'è un problema di fondo, non so cosa faccia stabilità, ma proprio zero. Ok, qua ho miscliccato e lui me lo fa notare con attaccalite. Mi dice, così mi evita i misclick, grazie mille Comor. Ok, basta, ok, questo qua raga è il Charizard col peggior moveset di sempre. Psicoraggio, brutto colpo, at home. Livello 38 per Chainmaker, vuole imparare breccia. Allora, al posto di caduta massi. Anche se Chainmaker, se non sbaglio, è speciale. Illumis, attenzione. Passiamo da Charizard a Illumis come se niente fosse qua. Sull'arraggio? Levati. Ok, a parte che sull'arraggio non dovrebbe fare molto a Chainmaker, infatti. Perché insolitamente... Ah, giusto, è vero che c'è attaccalite. Vaffanculo. Ancora sull'arraggio. Fango e giù, perfetto. E adesso Slugma. Ok, ragazzi, Comor è scemo. C'ha dei Pokémon scandalosi. Evolvili almeno, dico io. Magari si evolvono in qualcosa di buono. Magari, raga, li ha già evoluti e si sono evoluti in sti cosi. Potrebbe anche essere un'opzione. Ciao Slugma, è stato un piacere. Sei un Pokémon. Cazzo. Comor ha Pokémon brutti. Cheat. No, scarsi. Perché, vabbè, Virizio non è che sia sta gran bellezza. Non è bruttissimo, ma non è neanche... Non è neanche, non lo so, la Nicki Minaj dei Pokémon. Quella è Jinx. Pirolancio, Turbo Sabbia, no? Questo qua mo comincia. Mo è un casino. E mo è un casino. È un casino, sai perché? Perché io mi incazzo come una bestia e vi spacco la faccia a tutti. Per questo è un casino, non per altro. Oh Gesù bambino. Allora, dobbiamo andare per forza a Chainmaker perché lui regge calcio salto. Indispensabile, acqua di sale, bastardo. Acqua di Joe, Giorgio Armani. Psicoraggio, fagli malissimo. Ok, hai fatto... Oh, colpisce due volte di fila, raga. Chainmaker si sta riscattando. Probabilmente si è accorto che l'abbiamo messo fuori squadra e adesso dice, no, io in questa squadra ci sto. Bene, ragazzi, una bella... Ah, questo è Nardo. Ah, attenzione, attenzione al suicidio. Suicidio in diretta di Nardo. Mi piace troppo la team di Nardo, veramente. Chi si vede? Sei Nardo, il campione, giusto? Ho perso la sfida perché sono troppo debole. Quindi i tuoi complimenti, a dire la verità, mi sembrano fuori luogo. Non prendertela, ragazzo. Secondo me dovresti rilassarti ed essere contento. Te lo chiedo ancora. Che cosa vuoi fare una volta che sarai divenuto forte? Se diventassi forte... Beh, se diventassi campione,
potrei dare un senso alla mia vita e proverei che sto davvero vivendo. Mi ricordi Marzio? Avere un modello da emulare è senza dubbio importante, ma ancora più essenziale è sapere che cosa fare con la forza ottenuta. Non credi? Ad ogni modo, prendi questa. Cosa mi dai? Ah, surf, ok, perfetto. Mi ero perso sto passaggio, effettivamente. Ok, Nardo, grazie per le tue perle di saggezza. Sì, Marzio, per chi non lo sapesse, è uno dei Super 4. Ed è tra l'altro il Super 4 che io per tradizione sfido sempre per primo. E non so neanche il perché. Comunque, affrontiamo quest'ultimo simpatico panzone, perché ormai nelle mie serie si chiamano così. E poi, ragazzi, facciamo la cattura al Monte Vite e stoppiamo l'episodio. Allora, Jirachi. Ok, in questa parte qua ho incontrato un bel po' di leggendari. Sinceramente non mi ricordo quanti, però ne ho incontrati un paio sicuramente. Ok, non mi è piaciuta sta sua punizione, Mi è piaciuta per niente. Quindi lo ritiro e mando Latios. Lui fa ancora punizione. Raga, fa male sto coso, Fa male. Cioè, per essere Latios, comunque, che ha delle ottime difese, non ha un pessimo attacco sto coso. Quindi direi di giustiziarlo direttamente con Dragobolide, così ce la caviamo liscia liscia. Olè. Vediamo un po' adesso chi hai. Axelgor. Axelgor è sempre stato un Pokémon che mi stava sul cazzo, ma tantissimo, perché poi soprattutto è velocissimo. Adesso vabbè, le statistiche qua sono randomizzate, ma nel gioco normale è velocissimo ed è veramente un Pokémon sottovalutato, secondo me. Breccia. Coleomorso. Ok, perfetto. Ci è andata bene, non ha effetto, è di tipo spettro. Che tra l'altro, adesso che ci penso, avrei dovuto immaginarlo, perché l'avevo già sfidato io un Axelgor. E effettivamente con senno di poi mi ricordo pure che era di tipo spettro, mazzo legno. Madonna, questo qua mi vuole tirare le mazzate, altro che mazzo legno. Ok, benissimo. Latios, fagli un ultimo Dragobolide e mandarlo giù. Perfetto. Ok, ce la siamo cavata anche questa volta abbastanza tranquillamente. Bene, signori miei, entriamo nel monte. Facciamo la cattura e stoppiamo. Vi anticipo che il Monte Vite, ve lo dico qua così il prossimo episodio non lo dico, è la grotta che odio di più in assoluto dei giochi Pokémon. Ah, tra l'altro lì c'è Rafan, ma io prima voglio catturare il Pokémon. Di Rafan frega cazzi. Bijou buio a caso, io voglio trovare il Pokémon, ma ok. Dal verso. Oh cazzo, combi. No, Miss Magius. Onesto, ero convinto che fosse combi dal verso. Ma Miss Magius, sì, mi piace abbastanza. Niente di che, ma non è neanche un aborto. Minchia, se lo buttavi giù Carracosa ti scopavo. No, che schifo. Che schifo, sgancia pesi. Allora, proviamo a prenderlo. Miss Magius, ragazzi, è un buon Pokémon. Ovviamente non si può evolvere perché la maledizione non se ne va così semplicemente. Proviamo a tirargli una Ultra Ball così. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Uno, due, tre. Sfiga. Veleno croce e mi avvelena. Non è una buona cosa per niente. Vediamo di prenderlo velocemente perché mi sta preoccupando. Mi sta obiettivamente preoccupando. Sta preoccupando tantissimo. E ragazzi, no beh dai, utilizziamo una iperpozione. Ero tentato di fuggire perché mi stava preoccupando, però obiettivamente forse posso giocarmela un po' meglio. Allora, cura totale su Latios. Sgancia pesi, sto coso qua diventa velocissimo ogni volta che sgancia sti pesi, veramente. Ultra Ball. Uno, due, tre, ti prego. Ma no, ma dai, ma cazzo. Eterellama, tra l'altro, non ha un moveset pessimo e la cosa mi piace. Uno. Ma cazzo, non entra, madonna, ma che vuotonda. Ok, perfetto, il moveset fa cagare. Dai, entraci, madonna, raga. Sì, vabbè, basta. Raga, questo qua si sta aumentando la velocità, ma troppo. Non entra, c'è un catch rate impressionante sto coso. Uno, due, tre. Oh, perfetto, serviva tanto. Vediamo il tipo. E cazzo, questo qua è il maledetto Stuntler 2. Che sbatti. Allora, usciamo velocemente. Controlliamo le sue statistiche per il prossimo episodio. Ovviamente lo troverete allenato. Figa, che attacco speciale. Allora, l'attacco è sotto zero. Le difese sono in. La velocità pure. Ma l'attacco speciale, ragazzi, è devastante. Considerate
considerate che è rispetto a Electabuzz di 10 livelli sotto. Quindi, signori miei, niente, l'episodio di oggi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace. Commentate, iscrivetevi al canale, rispondete alla domanda del giorno nei commenti. Domanda del giorno che, come al solito, si trova, ma perché ve lo sto a dire, nella sidebar qui sotto. E passate ai social, che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.